Benvenuti oggi 11 ottobre, il santo del giorno è Sant'Anastasio. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo l'atleta Yuri Checchi. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete, se il tuo cuore è solo, dovresti guardarti attorno. Conviene pianificare le mosse sul lavoro, qualcuno ha già iniziato un nuovo progetto, non devi farti il sangue amaro per nulla. Toro, è probabile che in questi giorni tu sia chiamato dalla famiglia per risolvere un fastidio, qualche piccolo dubbio economico. Non è consigliabile iniziare cause o vertenze adesso, potrebbero protrarsi per troppo tempo. Giornata interessante. Gemelli, molti riscopriranno il valore dell'amore e della famiglia proprio in questi giorni, è come se il lavoro contasse un po' meno. Quelli che hanno un'attività in proprio non devono azzardare troppo, inizia una fase di conservazione. Cancro. Se ti metti in gioco non sbagli, ma devi essere coerente, purtroppo a volte il tuo carattere lunatico ti porta a dire cose e a farne altre. Se lavori per un'azienda è probabile che tu abbia già ricevuto un nuovo incarico, momento di forza. Leone. Periodo buono ma sempre piuttosto nervoso, se hai un progetto in mente forse è meglio parlarne dalla prossima settimana. La tensione è altissima sul lavoro, questo non incide sulle grandi novità, ma potrebbe esserci una discussione o una riunione fastidiosa. Vergine. Giorno favorevole anche agli incontri, coloro che sono reduci da una separazione non devono continuare a guardare il passato ma volgere il proprio sguardo verso il futuro. Sei particolarmente forte in questo periodo, novità positive riguardano la tua vita. Bilancia. Non si esclude qualche incontro davvero ad alto voltaggio? Se possibile cerca di fare programmi a lunga scadenza, si può ottenere moltissimo sul lavoro. Oggi e domani, buona la salute! Scorpione. Giornata decisamente stancante, devi evitare i confronti spiacevoli. Le persone che oggi devono fare scelte si sentono piuttosto intolleranti, nervose e qualcuno potrebbe diventare persino troppo impulsivo. Scarsa concentrazione. Sagittario. Qualsiasi cosa tu voglia fare, cerca di parlare subito. Non devi lasciare nulla di intentato per avvicinare le persone che ti piacciono. Tutti quelli che hanno iniziato un nuovo progetto ad agosto restano ancora favoriti. Capricorno. La tua voglia di amare raddoppia. Le persone che hanno alle spalle la chiusura di un amore devono aspettare l'esito di una separazione per muoversi. Questa parte del mese è molto importante anche per chi studia. Tutti i progetti sono favoriti in vista del prossimo anno. Acquario. Giornata a rischio di qualche piccola polemica, comunque banale e risolvibile, se possibile però evita discorsi inutili, qualcuno rema contro e potrebbe essere anche un parente stretto. Come in amore anche nell'ambito del lavoro, ogni tanto potresti perdere la pazienza. Pesci. Potresti avere un buon recupero in amore, ci sono persone che ti devono spiegazioni, è meglio parlare entro domani. Il successo non manca, ma ci sono talmente tante cose da fare che potresti sentirti persino troppo stressato. Proverbio del giorno, a buon cavaliere non manca lancia. Questo è tutto per oggi, arrivederci, a domani.